Ciao, sono Tiziano Solignani, questo è il canale di Fare l'Avvocato Bellissimo, un canale di contenuti dove raccolgo cose utili per gli avvocati. Faccio questo video breve per dirti che dopo alcune ricerche, dopo aver sfogliato varie cose, contattato varie opzioni, ho finalmente trovato il libro, il testo, il contributo dottrinale, diciamo giuridico-scientifico, che mi potrà accompagnare, potrà accompagnare tutti i miei colleghi collaboratori all'interno delle novità portate dalla riforma Cartabia, da questo percorso, in questo percorso che noi avvocati siamo, sia pur molto controvoglia, obbligati a passare insieme a tutti gli altri operatori del settore. Ho fatto un video nei giorni precedenti, che però trovi sull'altro canale, essendo destinato più agli utenti che ai professionisti del diritto, quello degli avvocati dal volto umano, in cui dico, direi con estrema chiarezza quello che penso di questa riforma. Ne penso veramente molto male, una riforma inutile e dannosa che non darà nessun vantaggio e ci sta obbligando a ristudiare tutto. Io ho già 3-4 cause che sto tenendo ferme. Perché non si capisce bene che rito bisogna applicare, se c'è la digitalizzazione o meno, in che forma è più conveniente proporre il ricorso. Ovviamente sbloccherò presto, però comunque questo già ti dà l'idea del fatto che questa cosa sta in realtà rallentando tutto, esattamente all'opposto di quelli che erano i suoi obiettivi dichiarati, no? Comunque chiudo la parentesi, se vuoi approfondire puoi andare a vedere il video nel canale YouTube degli Avvocati dal Volto Umano, magari ti lascio il link nelle note dell'episodio. Bene, allora, il libro che ho scelto io, sì, alla fine dopo aver valutato tutte le o comunque buona parte delle opzioni disponibili, si intitola La riforma Cartabia del processo civile, commento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 149, vabbè, questo lo sappiamo tutti, a cura di Roberta Ticini, quindi è un volume, un'opera collettiva, e mi è sembrata molto ben fatta. Io al momento non l'ho ancora ricevuto, dovrei riceverlo domani. Potuto consultare, così come potrai consultare anche tu l'indice, e l'ho visto citato in altri contributi. Dall'indice appare un'opera molto organica, abbastanza approfondita. Ho visto che ci sono degli autori che conosco, di cui mi fido molto e che stimo moltissimo. E per cui mi è sembrata veramente l'opera più indicata per farmi da guida in questa fase difficile, per farci da guida in questa fase difficile. Il difetto che trovo a questo libro è di essere costosetto, perché costa 140 euro, però è comunque un'opera collettiva, quindi diciamo magari può essere un prezzo impegnativo, però il valore c'è tutto, quindi il costo è giusto, non è che sia esagerato come costo, può essere impegnativo per qualcuno a acquistarla, perché non è certo un libro da 7, 8, 10 euro, come a volte si è abituati a trovare, però comunque un'opera scientifica, un'opera con il contributo di tantissimi autori, per cui insomma il prezzo secondo me è correttissimo. E questo per far capire anche agli utenti finali quali sono le spese che noi avvocati dobbiamo affrontare. Mi ricordo un anno io ho spesi circa, mi sembra 4.000 euro tra libri, banche dati e cose di questo genere. Non cose strettamente necessarie, però cose che mi piacque acquistare, perché comunque la dottrina, la giurisprudenza, l'approfondimento fanno una differenza in questo lavoro che è pur sempre una professione intellettuale. Quindi adesso tante cose sono cambiate perché ci sono molte cose che sono banalmente disponibili con Google, poi sta entrando in campo l'intelligenza artificiale, che è una grande novità, no? Non sempre positiva, anzi, però è comunque l'oggetto di riflessione del momento, quindi le banche dati, la dottrina, hanno cambiato, hanno perso un po' di importanza, hanno cambiato un po' il punto di vista con cui possiamo
possono essere riguardate in una situazione in cui banalmente con Google tante volte si trovano dei contributi pregevoli. In questo caso con Google si inizia a trovare qualcosa, però è una riforma di talmente ampia portata e durata che comunque un libro secondo me rimane molto più opportuno che una ricerca da fare con Google volta per volta. Insomma, in questo caso mi sono sentito, era un po' che non compravo un libro giuridico. E in questo caso mi sono sentito di comprarlo. Il difetto principale, a mio modo di vedere, di quest'opera è quello di essere disponibile solamente in cartaceo. Questa considerazione farà storcere il naso agli amanti della carta. In realtà, io lo dico, anche a me piace il libro cartaceo, assolutamente, sono in linea con tutti coloro che sono nostalgici del cartaceo e del formato tradizionale del libro che esista anche come oggetto, no? Che è bello da sfogliare, da toccare, da annusare, come appunto dicono sempre quelli che sono a favore del cartaceo, il celebre amore della carta. Però c'è da dire che questo è un libro di consultazione, non è un romanzo che si leggano quando tu te lo metti sul comodino e alla sera ti leggi un capitolo di questo romanzo, poi dopo una settimana, 2 settimane l'hai finito. Questa è un'opera di consultazione, un testo scientifico-giuridico, per quello che può essere scientifico il diritto, che è una materia un po' a metà tra la scienza e l'umanesimo, no? Molto a metà tra la scienza e l'umanesimo, e molto meno esatta di quello che comunemente si potrebbe credere da parte di chi non la frequenta. Da parte di chi la frequenta, se ha studiato bene, se ha capito qualcosa di quello che ha studiato, sa che il diritto è una scienza molto meno esatta di quello che si può pensare. Quindi il discorso è che farebbe comodo averla in formato elettronico, farebbe molto comodo, specialmente adesso che a seguito del cambiamento di costume, no, di modo di lavorare che c'è stato dopo la pandemia, e durante e dopo la pandemia molto spesso ci troviamo a lavorare da casa, come io adesso ad esempio stamattina sto facendo, come probabilmente si vede anche dallo sfondo, e quindi tramite Zoom, tramite sistemi di videochiamata, tramite il vecchio caro telefono che assolutamente non è... anzi, se ci pensiamo bene, è lo strumento che usiamo di più, no? La telefonata. Quindi è ancora il re degli strumenti tecnologici che utilizziamo per comunicare, no? E quindi, insomma, il fatto di non essere disponibile in formato elettronico, che immagino sia una cosa dovuta alla vecchia malinconia di molti editori di evitare che poi questa cosa venga copiata illegittimamente. Malinconia che ha anche qualche fondamento, nel senso che la pirateria esiste, è un fenomeno piuttosto diffuso, quindi non mi sento neanche di contestarle più di tanto. Non è detto che, siccome l'ho già fatto tante volte in passato, si fa abbastanza agevolmente se utilizzi ad esempio degli scanner prestazionali come quelli che usi ormai da tanti anni, che sono quelli della Fujitsu. Eventualmente ti lascio qualche link anche su questa linea di prodotti nelle note dell'episodio, che fanno sia il fronte retro, quindi tu carichi nel caricatore dei fogli non so, 50 fogli, e lui te li processa facendo sia il fronte che il retro della pagina. Quindi non è detto che io non finisca per scandirlo. Scandire un libro di questo genere con questo tipo di scanner significa distruggerlo sostanzialmente, perché bisogna rimuovere il dorso, poi vabbè, puoi tenere le pagine, però non sono poi più rilegate. Immagino che sia un libro abbastanza alto, quindi un dorso di qualche dita di altezza, 3-4 dita sicuramente. Adesso vedrò, insomma, intanto lo tengo come cartaceo, però se me ne dovesse venire bisogno spesso, mentre sono a casa, mentre sono in giro, quindi una curiosità che mi viene, io quest'estate ad esempio resterò al mare come l'anno scorso, un mese intero, lavorando quell'ora al giorno, una cosa che quelle ore o 2 al giorno, una cosa che ho spiegato nel mio blog, che mi consente di fare un pizzico di vita da nomade digitale, no? Quindi sto via un mese in un posto che mi piace, però faccio un pochino di lavoro tutti i giorni, no? Che non mi pesa, e quindi posso stare tanto in vacanza e quando torno il lavoro non è rimasto fermo. Però non mi posso portare dietro la mia biblioteca, può darsi che mi venga bisogno di consultare questo libro quando sono là, quindi in
previsione di questo, o anche a seguito di alcune esperienze in cui magari sono in studio e ce l'ho a casa, ne ho bisogno, o viceversa, oppure tantissime altre situazioni del genere, può darsi che decida di scandirlo. La scansione ha anche il grandissimo pregio di fare l'OCR, che come sai è l'acronimo di Optical Character Recognition, per cui dopo poi tu puoi fare una ricerca per stringa, no? Quindi puoi ricercare questo testo per stringa. Adesso l'OCR funziona piuttosto bene, poi bisogna vedere anche la stampa del testo, come sono fatti i caratteri. Però generalmente funziona molto bene, per cui anche questo conferisce una molta maggior fruibilità rispetto al formato cartaceo, cioè i vantaggi del formato elettronico sono evidenti. La situazione migliore sarebbe che, come ad esempio avviene per alcuni libri, mi sembra dell'Einaudi, no? Che tu compri il cartaceo, poi dopo con 1 euro o 2 ti danno anche la versione digitale. Lo trovo molto funzionale, molto apprezzabile, molto anche giusto, nel senso che il diritto di autore l'hai già omaggiato, l'hai già pagato, l'hai già per il diritto di autore hai già pagato un corrispettivo, quindi quello stesso contenuto te lo fai dare anche in un altro formato. Bene, e se sei anche tu alla ricerca di un libro di riferimento, quindi non comprarne 10, no, ma comprarne uno solo che sia di valore, che sia di riferimento, che sia quello più importante per poter attraversare questa fase difficile, delicata e dove è facile, purtroppo non è così difficile purtroppo commettere degli errori che dobbiamo cercare a tutti i costi di evitare, io ti consiglierei questo che ho preso io. E se hai altri libri che ritieni validi, lasciami un commento sotto a questo contenuto, dicendo eventualmente quali sono questi contenuti e soprattutto perché ritieni che siano validi come questo, uguale a questo, in aggiunta a questo, così magari anch'io posso valutare di comprare altre cose, di procurarmi altre cose. E niente, ti lascio con l'invito a iscriverti al blog, fare l'avvocato è bellissimo, al canale YouTube e al podcast, sempre fare l'avvocato è bellissimo. Poi abbiamo anche dei meravigliosi account su Instagram, TikTok e così via, più delle community su Facebook e su Telegram, sempre sotto il nome del brand Fare l'avvocato è bellissimo. Metti mi piace e iscriviti al canale. Grazie, ciao, buona giornata.